meraviglia non la sta via in Argentina. Non parlo più. Anni, quello su sto gol. Alle. Spido c'è di uguale, E dice come viene qua? Tira in mezzo oggi. A chi ti ha sbattuto? No, sono da molto. Buone, bene. Chi è questo che baffa? Dai la mano, guarda. Guarda qua, mano, guarda. Si è bella. Ma non potete stare qua? Capisci, trovate. Fai anche tu la foto. Fai tu da qua, vai. Faccio una foto, faccio la metto qui. Vai, guarda qua. Ho sposto un bambino da questa parte. Ma mettiti tutta per l'aria. Bravo, bravo. Grazie. Niente, Abbiamo sta lì. Sì, sì. È logico, quella non è stata in Gaudio. Il capo non può essere così. Perché il socio non ha il nome socio e effettivo. Cioè, non può essere così. Allora è successo. Come sta a capo? Non c'è il nome socio. Non c'è il nome socio. Non c'è il nome socio. Non è vero, non è vero.
Scusa, ma gioca, forza. Grazie, fanno, scusaci. Maradona adesso. Maradona, guarda. Scusate, guarda. Guarda, guarda, guarda. Grazie, Spillo. Ciao. Altri minuti, cortesemente. Vai, Spillo, vai. Dai, tirate fuori l'altro. Mi sembra vicino a te. Posso fare una fisica lì? L'attacco è fedele. Se posso pure vicino a te. L'attacco è fedele. Oh, ma a me mi metto in fotografia insieme a te. Feliciano. Mi pigliavo tu. Feliciano. Ma mo ci mettiamo in tabba che è esposto. Mi pigliate cocco boto, non esce nemmeno. Thank you.
Pensa che in Sicilia, uno dei motivi che fanno questo è perché così dopo ci sono. No, perché la gente va a chiedere lavoro nella nella forestale, così, capito? Quindi deve sempre disponibile. Quando si lavora? Salve, siamo con Mr. Kianciano della nuoceria. Vorrebbe far darci le ultime notizie sulla squadra, perché sappiamo che in Coppa dovete giocare buona squadra della Berretti. Di novità non ce ne sono sostanziali, anzi direi che, viste come sono andate le cose domenica scorsa a Valdiano, dove non abbiamo potuto presentare una squadra sufficientemente attrezzata, per domani con partita con la Salernitana, penso che faremo giocare tutta la squadra ragazzi, visto che non ci sono novità a proposito di titolari e quindi non è possibile mettere in piedi una squadra che sia in grado di dare certe garanzie contro la Salernitana. Altre novità non ce ne sono, perché il mercato in questo momento è fermo, tutti sono occupati e presi in attesa della sentenza della CAF, e quindi aspettiamo questa sentenza e poi vedremo come ci potremo muovere. E a che cosa sono dovute le assenze? Soltanto a questioni contrattuali o ad altro? No, qui adesso da quest'anno ci sono delle disposizioni nuove, per cui molte società che non hanno acquistato per tempo o che hanno acquistato e poi i contratti sono stati respinti perché non c'erano sufficienti garanzie o roba del genere, non hanno l'organico sufficiente per poter essere pronti in questo momento. Per cui diciamo che è una questione federale e che senz'altro verrà risolta nel giro di questo tempo che c'è da qui ad arrivare all'inizio del campionato. E come vede l'organico della sua squadra? Ritiene che ci vogliono altri acquisti oppure va bene così com'è? No, non siamo completamente a posto. L'abbiamo detto, l'abbiamo ridetto, dietro ci occorre qualche cosa, adesso vediamo appunto, speriamo vedere come va a finire la sentenza della CAF, e dopo vedremo dove, da che parte ci potremo muovere per poter aggiustare nel modo migliore il reparto arretrato che sicuramente ha bisogno di essere puntellato. Quindi il reparto centrale, quello avanti, stanno diciamo a posto? Beh, non potremmo giurarlo, però siccome io ritengo che una casa si debba iniziare dalle fondamenta, vediamo di dare una difesa sicura a questa squadra. Centrocampo dovremmo essere a posto e io penso anche davanti, e se no poi andremo più avanti ancora. Quindi avremo diciamo una nocerina, da quel che ho capito, più sulla difensiva? No, non ho detto questo. Io ho detto cerchiamo di fare una difesa forte. Questo non vuol dire giocare in difesa, questo vuol dire giocare, permettere alla squadra di giocare più in avanti, avere una difesa forte. Però dobbiamo tenere presente che dei giocatori dell'anno scorso ce ne sono rimasti soltanto 5 più o meno c'era, sono arrivati molti giocatori nuovi, e per cui per fare la squadra non ci vogliono né 3 giorni e forse neanche 3 settimane, quindi dobbiamo andare così, muoversi con una certa cautela, perché non dobbiamo permetterci di sbagliare sul torneo. Lei ha già avuto delle esperienze in C1? Io ne ho avute un po' in tutte le categorie. La C1, quando io ho fatto la C, non esisteva, perché 10 anni fa, 12 anni fa c'era soltanto la C, si chiamava C, era di 3 gironi. Poi ho fatto la B, poi ho fatto anche la A, e quindi l'esperienza del calcio l'ho fatta un po' dappertutto. L'unica esperienza che non ho ancora avuto è quella del sud come allenatore, perché è la prima volta che vengo. E come si trova dalle nostre parti? Ma io devo dire la verità, tutti mi hanno detto ma il sud è un ambiente un po' particolare, io mi trovo benissimo e io spero proprio di le cose ci vadano nel modo migliore, perché a me sembra di essere a casa. Diciamo, quali sono le cose che più l'hanno attirata nella sua prima esperienza al sud? Ecco, se secondo me è positiva questa esperienza, perché vedo che qui c'è un grande calore intorno alla squadra, un grande attaccamento qui, quasi quasi, parlo di Nocera, si vive di calcio, non si vive di lavoro e
e non so, di casa. Qui si vive di casa, c'è un grande attaccamento e un grande, una grande esposizione verso la squadra. Però questo secondo me è un fatto positivo, non è un fatto negativo. Quindi, per concludere, quali sono gli obiettivi della Nocerina di quest'anno? Ma credo che se la squadra fa un campionato, non dico tribolato, raggiungere una salvezza che sia una salvezza che non ci faccia patire durante l'anno, e questo è il primo e il minimo obiettivo. Manuel, e dopo vedremo tra un mese o due mesi, forse possiamo anche riparlarne e possiamo anche rivedere certe cose, però il minimo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. Un'ultima cosa, riguardo a tutti questi scandali che forse a volte inventati, a volte veri, del calcio, cioè, cosa ne pensa lei che all'interno di questo ambiente, cioè, come ne esce, diciamo, secondo lei il calcio da questi scandali? Il calcio come sport non esce sicuramente bene, però dobbiamo tenere presente che il calcio, intorno al calcio ruotano centinaia di miliardi, e dove ci sono tanti soldi alle volte c'è anche un po' di, c'è anche un po' di disonestà, c'è qualcuno che ne approfitta, e direi che nella grande massa è proprio, sarebbe da sottolineare, un piccolo gruppo ristretto che ne approfitta, ma credo che tutto sommato la maggioranza dei giocatori e dei dirigenti siano. Cosa ne pensa lei della giustizia sportiva? Che in questi giorni si fa un gran parlare di uniformarla alla giustizia ordinaria. Cioè, secondo lei è bene così com'è o conviene uniformarla? Ma io direi che sarebbe anche ora che chi truffa dovrebbe essere punito secondo la giustizia ordinaria, perché truffare nel calcio è come truffare nel commercio, è come truffare in fabbrica, è come truffare in ufficio. Quindi penso che anche qui, se interviene la giustizia ordinaria, è tanto di guadagnato. Bene, mister, noi di Tele San Severino gli facciamo i migliori auguri. Grazie. Per il campionato. Grazie. Saluti a tutti gli sportivi. Grazie. Ciao Felice.